presento, sono un artista, nello specifico mi occupo di installazioni, sculture e design. La mia passione è il rapporto con lo spazio e quindi tutto ciò che entra in questo tipo di lavoro. Parlo di scultura perché è la stessa che come la persona, come le figure, come gli oggetti sono tutti in relazione, essendo tridimensionali, in relazione alle dimensioni e anche all'atmosfera del luogo. E un elemento scultoreo può, all'interno di uno spazio vuoto, determinare un'atmosfera e un pensiero totalmente diverso rispetto a quella che è l'architettura. Quindi c'è sempre questa vecchia diatriba tra scultura e architettura, laddove l'architettura viene intesa come elemento puro e la scultura un riempimento. Alle mie spalle c'è una scultura che sembra predominante in questa grotta, che è un occhio. È un occhio che in fondo accoglie chi arriva, realizzato come un ready-made e quindi con vari elementi riciclati. Chiunque entra, diciamo, in qualche modo deve confrontarsi con esso. La maggior parte delle opere che vedete qui nel mio studio sono opere, alcune finite, altre in elaborazione, e moltissime cose sono in attesa, perché per me la complessità di tanti elementi che alla fine vengono coinvolti in un unico interesse, in un'unica opera. Per questo poi c'è una tale abbondanza di elementi, come per esempio, come se vedete, tutti quei libri bianchi che rappresentano per me un'opera che è la Biblioteca dell'Anima. Biblioteca dell'anima, perché dell'anima? Che sono leggeri, sono di un materiale molto di poliestere, molto leggero, bianchi, nei quali ognuno di noi investe dei pensieri, e questi pensieri sono ermetici, sono chiusi, nessuno può aprirli e leggerli, per cui restano all'interno della persona che li ha, mantenendo questa grande riservatezza della propria anima.